Buonasera, buonasera e benvenuti a questo appuntamento di Skylab, la rubrica di approfondimento dell'associazione Silab che si occupa di approfondire alcuni temi che abbiamo affrontato nelle nostre puntate dei dialoghi con e questa sera che abbiamo? Incontriamo nuovamente il dottor Manuel Caviglia, Acute Education and Community Manager Italia della Six Seconds Italia, ovviamente, che saluto. Buonasera Manuel. Buonasera, buonasera Alberico, buonasera a tutti. Bene, 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 benvenuto. Ricorderete che abbiamo parlato con lui dell'importanza dell'intelligenza emotiva nell'ambito della gestione delle emozioni. Oggi torneremo sul punto, soprattutto affrontando magari in maniera più dettagliata il tema dell'approccio alla gestione proprio delle emozioni in questo periodo che consideriamo un periodo molto incerto, molto delicato, che si rivolge anche alle nuove sfide che ci attendono nel futuro, in particolare riferimento all'innovazione, all'influenza dell'innovazione tecnologica e che ha ovviamente sulla nostra vita. Vi anticipo che non sarà l'ultima volta che saremo insieme a Manuel, ma insieme a Manuel ci ritroveremo l'anno prossimo in uno dei nostri laboratori, nel quale i nostri associati avranno la possibilità di partecipare gratuitamente ad un percorso di conoscenza che abbiamo intitolato insieme a Manuel e ce ne parlerà anche poi dopo, EQ Inside Out. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook in modo tale che possiate essere sempre aggiornati su questa iniziativa che partirà ovviamente nel 2023. Adesso andiamo un po' nel vivo, parliamo di intelligenza emotiva, parliamo di emozioni, ritorniamo sul tema che abbiamo in qualche modo già accennato in uno dei nostri appuntamenti, però ecco, introducici un po' tu a questo tema così importante e perché è così importante. Grazie Alberico, grazie a Silab per avermi invitato. E assolutamente è un tema sempre più attuale. E parliamo di intelligenza emotiva, quindi le grandi protagoniste sono le emozioni e la loro gestione intelligente, chiaramente. E le emozioni che sono sempre più sfidanti in questo periodo, come prima ha accennato Alberico. Quindi il loro volume si è alzato. Ma il fatto che il loro volume si sia alzato non vuol dire che noi ci siamo abituati a osservarle, a dargli un nome e a capirne gli impatti. Come tutti, abbiamo vissuto il periodo della pandemia, improvvisamente catapultati in un lockdown. E devo dire che se ripenso ai rapporti che ho con i miei amici, che magari non frequentano tanto i corsi che faccio, quindi sono un po' al di fuori di questi temi. Effettivamente raramente si è parlato di come stiamo in questa circostanza, di cosa si sta provando, di come si vive poi questo clima dove tutto è un po' stato messo in discussione, no? Quindi non c'era l'abitudine ad andare a osservare, possiamo dire, il nostro mondo interiore. Siamo molto proiettati fuori e poco proiettati dentro, ok? L'intelligenza emotiva è un modo per accorgerci di cosa accade dentro di noi e di come lo manifestiamo fuori, opponendoci una bella Diciamo domanda. che il tema è la consapevolezza a questo punto. Entriamo in un ambito molto specifico. Ognuno di noi, a volte inconsapevolmente, si trova in una situazione per cui raggiungere questa consapevolezza attraverso l'intelligenza emotiva è, come dire, secondo un tuo punto di vista, a volte potrebbe sembrare controproducente perché dici: sono consapevole di essere in difficoltà, sono consapevole di essere in una situazione difficile. In realtà, quali sono invece il tuo punto di vista? Perché tu sai che insomma l'intelligenza emotiva ha il suo significato in tutto ciò. Sì, è una bellissima domanda, Alberico, perché la consapevolezza è utile, ma deve essere gestita, perché altrimenti, come dire, cioè, quella si usava a dire, ti ricordi, beata inconsapevolezza, beata incoscienza, perché chi non si accorge che va tutto male, in qualche modo sta meglio, no? Quindi come gestire la consapevolezza? Non a caso, la consapevolezza è la prima delle tre aree che noi vogliamo o su cui noi vogliamo lavorare per mettere in moto l'intelligenza emotiva. Ce ne sono altre due che ci aiutano a mettere a frutto questa consapevolezza e sulla consapevolezza mi piace fare un esempio. Quindi ci sono persone che sono inconsapevoli,
e quindi non hanno proprio la voglia di osservare le loro dinamiche interiori, quindi magari stanno bene come stanno, vivono un po' passivamente gli eventi. Poi c'è chi è consapevole. La consapevolezza ci apre due vie. Possiamo farne qualcosa di utile, oppure possiamo entrare in una dinamica di lamentela, di ribellione, di rabbia, e quindi sempre usare quella consapevolezza, ma non gestire positivamente le emozioni che stiamo osservando. Per questo che c'è una seconda area. Ok, dimmi cosa ti dico. Diciamo così che passiamo di area in area per arrivare al completamento, però ci tenevo a farti un'altra domanda perché l'intelligenza emotiva, insomma, non se ne è parlato molto se non in quest'ultimo periodo perché sta acquisendo, insomma, una rilevanza soprattutto la parte emotiva delle persone, vuoi per il discorso, diciamo, che abbiamo attraversato, le difficoltà nel periodo pandemico e quant'altro, però ti chiedo qual è la particolarità o comunque come l'intelligenza emotiva ci fa gestire meglio il tempo che abbiamo a disposizione, perché non è solo le emozioni, diciamo, Sì. bisogna anche in qualche modo distribuire le nostre emozioni nel tempo, io l'ho definito così nel backstage, distribuire le nostre emozioni. Ecco, qual è il punto centrale di questo aspetto? Ecco, ti faccio subito un bel collegamento sul tema del tempo. Abbiamo detto che viviamo emozioni sempre più sfidanti. Fammi dire che oltre questo clima di incertezza, una cosa che io vedo molto è la frenesia. Ovvero, viviamo tutto estremamente accelerato. Se io guardo la mia agenda, obiettivamente dico, devo gestire una mole di informazioni superiore a quello che forse una mente umana riesce a gestire. E quindi ci dobbiamo dotare di agende, di capacità di gestire priorità. Quindi, che succede? Che in questo mondo incerto, dove tutto va sempre molto più veloce, siamo bombardati di tecnologia, notifiche, informazioni. Il nostro tempo molto spesso viene fagocitato e mi ricordo che c'era stato un periodo particolare in cui mi ero sentito un pochino troppo nel frullatore, fatemi dire, e ho detto guarda, oggi mi prendo un'ora e me ne vado a fare una passeggiata al parco. Che è successo? Appena entro nel parco mi ritrovo seduto su una macchina a rispondere alle mail di lavoro dopo 10 minuti. Quindi che vuol dire? Che dentro di me c'era uno schema in cui il cervello in automatico mi portava in quella direzione, solo perché c'ero abituato. Quindi self-management, che è la seconda area, mi fa essere intenzionale nel fare quello che voglio davvero. Quindi mi sono accorto e ho detto adesso mi vado a godere la passeggiata. Io, al di là dell'aspetto, diciamo, puramente lavorativo, in questo senso, diciamo che hai un po' analizzato quelli che sono i punti fondamentali, la qualità della vita, sostanzialmente, delle persone. Quindi, quali sono le metodologie che, insomma, hai riscontrato e quali sono i benefici rispetto a questo tema che, probabilmente aumenta la qualità della vita delle persone? Esattamente, perché può sembrare un paradosso, ma fare scelte che ci portano a essere felici non è qualcosa che ci viene automatico, ma deve essere frutto di una scelta intenzionale. Tutti vogliono essere felici, però, come dico sempre, il cervello non ha questo obiettivo. Il cervello è programmato per aiutarci a sopravvivere e a risparmiare energia. E questo vuol dire che il cervello porterà a farci andare nelle strade che noi siamo abituati a ripetere costantemente. Questo per un risparmio energetico e per un meccanismo di efficienza. Utile quando impari a guidare, perché la prima volta che lo fai non hai informazioni, con la ripetizione la guida diventa automatica. Meno utile quando l'automatismo è la lamentela, il vivere sempre in modo frenetico e non avere la capacità di fermarsi, perché gestire il tempo vuol dire innanzitutto gestire le proprie emozioni all'interno di quello che facciamo. E diciamo Accorgersi. questa diciamo, associazione razionalità ed emozioni che deve essere in qualche modo gestita in equilibrio, altrimenti la nostra vita si svolge in maniera così frenetica, una corsa contro il tempo sempre, invece bisogna prendersi del tempo. Ecco, questi percorsi che ovviamente tu fai per le persone. Hanno queste metodologie, i benefici soprattutto, volevo sapere se ci puoi fare qualche esempio su quelli che possono essere i benefici che possono in qualche modo scaturire.
Esattamente, quindi nel momento in cui ci accorgiamo delle dinamiche interiori, quindi che cosa proviamo, come reagiamo abitualmente e allo stesso tempo alleniamo delle competenze che ci portano a essere più intenzionali, quindi la capacità di vedere possibilità alternative, di gestire l'emozione capendo magari il suo messaggio, quindi tutta una serie di competenze che se ci fanno essere più intenzionali di base ci aiutano a andare verso dove vogliamo arrivare. Anzi, molto spesso è anche sfidante sapere che cosa vogliamo, perché conosco tante persone che sanno perfettamente tutto quello che non vogliono, ma quello che vogliono non hanno neanche il tempo di fermarsi a chiederlo. Quindi dire cosa voglio, cosa sta accadendo, in che modo sto andando in quella direzione o in che modo mi sto remando contro. Scelta intenzionale vuol dire che gestendo meglio le mie emozioni e le mie abitudini riesco magari a direzionarmi su un'area migliore dove sto meglio, quindi un grande Io beneficio. colgo l'occasione, visto che sei qui, approfitto di te, perché Sì, per esempio dai. delle volte ho intorno delle persone che si lamentano senza fare nulla per quello che insomma dovrebbero agire razionalmente o emotivamente. Ecco, in questo senso, qual è la prospettiva che posso in qualche modo offrire a queste persone che mi circondano, che ovviamente si lamentano e basta senza fare nulla? Esattamente, prima di tutto il coraggio di riconoscere che siamo in questo loop e che dietro anche quella lamentela c'è un piacere perché ci fa sentire importanti. Conosciamo persone magari anziane che fanno gara a chi ha più malattie e perché dovrei essere contento se ho una malattia in più, magari dovrei fare a gara a chi ne ha meno, però la lamentela in qualche modo ci alleggerisce la tensione. Ma sarebbe più proficuo alleggerire la tensione capendo che quell'emozione che ci fa lamentare in realtà ci sta dando un messaggio per cambiare qualcosa. Se io provo frustrazione, posso lamentarmene, ma quella frustrazione è un messaggio di me a me stesso che mi dice cambia qualcosa. E allora ecco che se mi proietto dalla consapevolezza alla scelta intenzionale, mi chiedo cosa voglio cambiare, che cosa voglio davvero. Cosa posso fare di funzionale rispetto a quello che voglio? E quindi stiamo proprio coprendo le due aree dell'intelligenza emotiva: self-awareness, consapevolezza delle dinamiche interne, e self-management, gestire me stesso laddove io le mie dinamiche interne le posso sempre modificare, in modo tale da poter arrivare a quello che voglio. Ok? E queste sono due di tre, perché c'è anche una terza area. Diciamo che prima di arrivare a quello che poi potrebbe anche essere questa diciamo, mia riflessione, cioè acquisire queste conoscenze in sostanza mi porta in qualche modo a una maggiore consapevolezza, ma non solo consapevolezza, anche padronanza di noi Esattamente. stessi per fare anche delle scelte anche importanti, perché a volte sono delle scelte se andare al cinema oppure no, ma magari ci sono delle scelte anche un po' più significative, come dire cambio lavoro oppure cambio città, vado a vivere in un'altra città. Ecco, questo in che modo si traduce nel percorso, insomma, che tu proponi alle persone che ti seguono? Beh, nel momento in cui alleniamo delle competenze che ci fanno avere una maggiore osservazione delle nostre dinamiche interne e ci allenano a fare delle scelte più funzionali, e ti dico, considerando le emozioni nel mix della nostra decisione, sapendole osservare e capire che magari un cambiamento un po' ci spaventa, allo stesso tempo un po' ci eccita, saper mettere a confronto costi e benefici. Questa è una competenza molto bella dell'area self-management, no? Il consequential thinking, saper prevedere le conseguenze delle nostre decisioni. Quante volte agiamo per impulso, non ci soffermiamo a osservare cosa proviamo, a valutare i costi e benefici? Quindi tutto questo ci aiuta. C'è anche un'altra bella competenza nell'area del management, che è esercitare l'ottimismo, che è la capacità di vedere possibilità in più. Non è pensiero positivo andrà tutto bene, allenare la mente a vedere soluzioni alternative. Quindi quella paura magari mi sta dicendo qualcosa di utile. Invece di fermarmi, posso procedere con una prudenza maggiore e prevedere una serie di dinamiche. Quindi questo ci aiuta a Diciamo che valorizzare, no, l'emozione. la valutazione di cui stiamo parlando è anche una valutazione di prendere coscienza di quelle che sono le opportunità, le diverse opportunità, perché
non c'è una sola strada che porta a Roma a questo punto, possiamo considerarla così. Visto che tu Esattamente. sei a Roma, ti verrò a trovare. Ecco, volevo dire, ognuno di noi poi magari può avere diversi percorsi che può scegliere a seconda delle proprie, diciamo, attitudini o capacità. Sì, quindi il grande beneficio poi di un percorso di allenamento per intelligenza emotiva è quello di riuscire a essere più funzionale rispetto a dove vogliamo andare. Questo li limitatamente alle due aree di cui abbiamo parlato finora, la consapevolezza e l'intenzionalità. A questo punto, se mi parli delle due aree, manca la terza. A questo punto, di che cosa parli? Eccola qui, ecco. Queste sono le tre aree di cui io conosco benissimo perché me ne hai parlato e sono veramente colpito da questa metodologia nuova perché non la conosceva prima di incontrare poi tra l'altro te e anche gli altri componenti della Six Seconds. Essere diretto verso un sogno, uno scopo. Io l'ho tradotto invece che scopo, sogno, perché anche le persone hanno bisogno di essere motivate. E in che modo? Facendoli prendere una direzione e facendoli scegliere quelli che sono gli scopi, dove stiamo andando? E quindi questa è la terza area, giusto? Esatto, e c'è un'accezione da aggiungere che la caratterizza in modo particolare, è che è l'area che ci porta verso la sinergia con gli altri. Perché in qualche modo è nel self-management che io raggiungo i miei obiettivi. Perché nel management abbiamo anche quella competenza che è motivazione intrinseca, quindi trovare quelle leve che mi spingono ad agire mosso da una motivazione interna, non esterna. Ci hanno un po' educato alla motivazione esterna, studio per il voto, lavoro per lo stipendio, quando invece abbiamo una motivazione interna raggiungiamo meglio degli obiettivi che ci poniamo. Questo è sempre nel management. Questo senso di scopo che abbiamo nell'area verde, no? Che è il give yourself, il self-direction. Senso di scopo ci porta a chiederci con i nostri obiettivi quale valore portiamo intorno a noi. Non a caso è un'area dove abbiamo l'empatia, è un'area che ci fa connettere con gli altri e ci fa perseguire obiettivi sinergici, sistemici, che valore porto nell'ambiente in cui sono. Quindi di base è quella competenza fondamentale che ci aiuta a essere un po' meno selfish, un po' meno egoisti. Io poi vi faccio la domanda, ma se uno non è empatico? Infatti, questa è una bella domanda. La competenza, noi sai come la chiamiamo? Far crescere l'empatia. Che vuol dire che oggi le neuroscienze si dicono che un elemento come l'empatia è un qualcosa che può essere coltivato. E ti faccio un esempio, Alberico, con dei bambini delle elementari. Facendo dei laboratori sull'intelligenza emotiva, uno dei bambini mi ha detto: ma lo sai che io, facendo questi laboratori, improvvisamente ho capito che emozione provava un bambino che prendevo sempre in giro. E nel momento che ho capito le sue emozioni, ho smesso di prenderlo in giro perché mi sono sentito come lui quando veniva preso in giro. Quindi, alle volte, l'empatia non vuol dire che una persona che non lo è minimamente diventerà Mahatma Gandhi o diventerà la persona più empatica del mondo, ma semplicemente troviamo in noi delle chiavi per aprirci un po' di più alle emozioni degli altri. E questo ci aiuta a essere più sinergici, perché poi è chiaro che se portiamo valore negli ambienti in cui siamo, all'interno di quel valore cresceremo anche noi. Quindi, come dire. Diciamo che partire dall'individuo per arrivare anche nel contesto di una società, di una Esattamente. comunità, tra l'altro, che può essere sia il bambino, ma può essere sul posto di lavoro, ma può essere anche con gli amici. Ecco, queste tre aree di cui diciamo, abbiamo affrontato in maniera, diciamo così, preliminare il contenuto, una di queste tre aree, o perlomeno una parte, che è quella che noi promuoviamo, diciamo così, all'interno della nostra associazione, te ne siamo grati per la tua disponibilità, l'abbiamo intitolata EQ Inside Out. Ecco, facciamo capire un po' quali sono i temi che affronteremo in questo laboratorio, in questo percorso di conoscenza che ovviamente sarà dedicato ai nostri associati. Esatto, Inside Out, un po' come il film della Pixar sulle emozioni, no? Che significa? Che è un viaggio che parte da dentro di noi per portarci poi a manifestare fuori in maniera più in linea con quello che vogliamo.
con quello che vogliamo portare intorno a noi. Faccio un esempio: voglio una famiglia dove regni l'armonia. Tutte le sere torno a casa, inizio a gridare ai miei figli, ho messo a posto la stanza, insomma, e magari faccio tutto il contrario di quello che voglio. Non perché sono cattivo, ma perché ho allenato il cervello a gestire la mia emotività in quel modo. Ma siccome il cervello è plastico, noi possiamo allenare nuovi modi di rispondere, ok? Quindi questa è un po' la base neuroscientifica di questo modello. All'interno del nostro cerchio, come vedete, ci sono delle competenze per ognuna delle tre aree, e ognuna di queste competenze è preceduta da un verbo: comprendere le emozioni, navigare le emozioni, far crescere l'empatia, trovare una motivazione intrinseca, esercitare l'ottimismo. Il verbo ci dà la ripetibilità, quindi è qualcosa che noi possiamo azionare e far diventare un'abitudine grazie alla neuroplasticità. Come guidare diventa automatico? Può diventare qualcosa di automatico, applicare l'intelligenza emotiva. Possiamo dire che in questo appuntamento daremo i primi strumenti, i rudimenti della conoscenza di questa intelligenza emotiva applicata alle emozioni per guidare le persone in questa società che corre troppo, diciamo così. Ci dobbiamo fermare e tutto quanto. Questo Però è un grande tema. approfitterei della tua presenza per dirci anche quali sono, diciamo, in maniera completa i passaggi che si affrontano poi, se uno volesse in qualche modo approfondire il tema dell'intelligenza emotiva. Esattamente, no? Quindi abbiamo detto che noi faremo questa introduzione gratuita a disposizione degli associati di Silab, dove introdurremo il tema dell'intelligenza emotiva, di perché è strategica, di dove la possiamo andare a utilizzare. E poi il proseguio del cammino per chi vuole intraprendere il viaggio sarà proprio un approfondimento di queste tre aree, quindi approfondiremo la consapevolezza. Capiremo il valore di dare un nome alle emozioni, ci alleneremo anche a riconoscere le emozioni, a riconoscere i nostri automatismi, approfondiremo l'intenzionalità, quindi di cosa abbiamo bisogno. Ok, siamo consapevoli dell'emozione, ma per gestirla poi quando affiora ci sono dei metodi, ci sono degli strumenti che ci permetteranno di allenare e coltivare quell'intenzionalità. Una domanda che sicuramente si farebbe chiunque prima di avere questo approccio: può partecipare chiunque di ogni livello e grado di preparazione culturale o quant'altro? Aggiungo un fatto, no? Se vogliamo, il XX secolo è stato l'anno che ha sdoganato la psicanalisi, no? Che è stato, se ci pensate, solo nel XX secolo noi siamo andati a sviscerare un po' le dinamiche dell'interiorità dell'essere umano. Il XXI secolo è un po' l'anno in cui dice: ok, al di là di andare da uno specialista, che in certi casi è veramente obbligatorio, c'è un qualcosa che possiamo fare anche noi con noi stessi per gestire un po' il nostro mondo interiore. Quindi dare un po' delle basi per, attraverso l'intelligenza emotiva, scegliere un po' come ci vogliamo comportare di fronte a delle situazioni di sfida, di complessità, o semplicemente anche per lavorare a degli obiettivi. No, no, non vorrei che qualcuno interpretasse questo tipo di percorso. Parlo di intelligenza emotiva, potrebbe essere in qualche modo, Esatto, mamma sì. mia, di che cosa parliamo? In No, realtà è finisco uno qui. strumento anche semplice a volte, Esattamente. comprensibile, a cui tutti possono accedere in maniera serena e tranquilla, insomma, no, Esatto, non infatti. intimoriamo, No, diciamo esatto, stavo così. arrivando proprio a quello. E quindi è un modello che vuole dare un accesso alla propria interiorità che sia alla portata di tutti. E lo abbiamo visto applicato dai bambini delle elementari fino al manager d'azienda, quindi veramente è un linguaggio universale. E un altro aspetto è la metodologia che utilizziamo, ovvero non facciamo trattati teorici, ok? Quindi è tutto molto esperienziale. L'intelligenza emotiva per noi si allena facendo, quindi utilizzeremo anche la metodologia del coaching, fare domande affinché le persone trovino anche la possibilità di contestualizzare sul loro vissuto quello di cui si parla. Quindi non sarà solo una lezione su spiegare l'intelligenza emotiva, ma la facciamo vivere in prima persona. E quella è la base dell'allenamento, fondamentalmente, no? Bene, io direi che se non hai qualche altro tema da aggiungere o qualche piccolo appunto ancora da aggiungere,
Siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento, ricordando che prima di salutarvi che il nostro ospite lo ritroveremo, ecco, nel nostro percorso di conoscenza nel 2023 e a breve daremo poi le indicazioni. Rimanete in contatto, sintonizzati sulla nostra pagina Facebook. Per gli associati riceveranno sicuramente una mail con le date di questo appuntamento. E niente, adesso saluto e ringrazio ancora Manuel, per la tua disponibilità e gentilezza, per averci ancora una volta coinvolto su questo tema, il tema dell'intelligenza emotiva, delle emozioni, che è sempre qualcosa di interessante. Io saluto, ovviamente, se vuoi fare un ultimo, diciamo, un'ultima considerazione prima di lasciare alle ultime battute di questa puntata. Sì, ripeto, per noi l'allenamento dell'intelligenza emotiva è qualcosa che poi diventa anche divertente. Nel senso, una cosa che poi mi sono portato a casa io in prima persona facendo questo viaggio è che iniziamo anche alle volte a vedere delle piccole avversità o delle sfide della vita anche con un approccio più leggero, perché capiamo che alle volte è una grande palestra che ci mette, come dire, la possibilità di allenare dei muscoli. Se alleniamo quei muscoli, la sfida successiva peserà di meno. È proprio una metafora rispetto alla palestra, no? Bene, bene, bene. Andiamo proprio a chiusura. Prima ovviamente di chiudere, un particolare ringraziamento per la collaborazione va al Titolo TV e al nostro Donato Francesco Bianco che non si vede ma è in regia. E saluto e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in questo nostro appuntamento, in questa nostra puntata di approfondimento. Vi ricordo di visitare la nostra pagina Facebook, di mettere il vostro like in modo tale che possiate sempre essere aggiornati su tutte le iniziative, su Skylab, sui dialoghi con e dal 2023 ovviamente sui nostri laboratori barra percorsi di conoscenza e ritroveremo ancora Manuel. Non mancate, una buona serata a tutti e grazie per averci seguito. Buonasera a tutti, grazie al Benedico. Grazie a te Manuel. Piaciuto?